Harvard. Non senti il mio profumo, terra assai lontana. Oh, di sopra. E al faga si conza. Non fai il voi armare. Non l'ho preso. Perfetto, non lo so. A San Tournè implacabili e implacabili. Aldo, Aldo, oh, dai montai, cos'è di voi in cu? Non vo niente, non vo. Ettore, abbiamo sì. Con noi una gentile lo so, ospite. Ma si vede. E t'ves che l'abbiamo messa in mezzo a noi? Al centro, no? In al mezzo centro. È un modo brutto. Ecco, adesso però se... guarda che la Rossella Regina risplende di luce propria. Soprattutto per tutti i lustrini. Una luminaria fuori stagione, diciamo. È una luminaria vagante. Hai capito. No, non vagante. E com'è la quella Rossella in cui? Ah, perché ha un compito difficile che ti spiegheremo dopo. Perché strada Ettore, facendo? Perché dobbiamo passare quasi subito, però prima, Ettore, sì. Bisogna che fagna di ringraziamenti. A chi? All'anonimo. Chi è l'anonimo? L'anonimo è un signore o una signora che in San Brisadet la se paghe vuole essere anonimo quando uno fa un'opera buona nell'anonimato. Perché? E ancora perché perché la carità non può essere pelosa. Ecco, non è pelosa. Cioè, cosa c'entra Celentano? Non era per quello. Allora, perché invece noi Ettore abbiamo avuto un benefattore, una benefattrice, che la se paghe al bar, al caffè del Pozzale, in Nazario Sauro, a Lons, ben due campari. Opla! Me son belle andare subito a consumare. Ho mega andare a consumare anche al mio, da banca e vaga me. Adesso però, visto che abbiamo inserito fra di noi anche la Rossella, poi dagli Etervolt e anche la Patrizia, no? Se adesso passate dal bar, dal caffè del Poggiare. Campari per tutti? Un putinè per tot quanto, un camparino, non so. Però crescono le pretese. Anche una pagnutena, anche una pagnutena con la mortadella. Ma sempre che sto in wood dal Volt. Comunque la Rossella, per esempio, non ama gli alcolici, quindi se ci fosse qualche bitter analcolico, qualche un succo di pomodoro. Buona lei, dai, anche che la pubblicità l'avamo belle fatta in cui. Beh, non mica detto. Pronobis. Ma avete parlato di marche, io che pubblicità. Pronobis è la pubblicità. Pronobis. Allora, adesso andiamo con gli eventi. Chiediamo alla regia se manda in onda al thriller. Eventi! E 30. Aspettiamo a teatro. E guai a voi se mancate.
vattene, Atamano. Buonasera. La commedia che vedrete al Teatro Alemanni è particolarmente cruenta. Preghiamo pertanto gli spettatori di munirsi di un fazzoletto per togliere gli schizzi di sangue. Ecco. Però a questo punto bisogna dire che non è che ci siamo sbagliati, perché l'abbiamo fatto vedere anche la settimana scorsa. È che c'è la replica, c'è la replica. Ci sono le due repliche, sabato sera e domenica pomeriggio. A dove? Alemanni 65, via Mazzini. Come sei bravo. Di fianco alla chiesa Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni. C'è un portoncino, e 65, voi andele. Allora, ridete per due o tre ore. Rossella? Presente. Presente. Allora, se no quella fine spio, non la smette più. Tu sei qui per che cosa? Sono qui per intervistare un grande personaggio che voi tutti conoscete, amatissimo in tutte le case degli italiani e dei bolognesi. Beh, in maniera particolare. Chi è Depardieu? No, Ettore Pancaldi. Ettore Pancaldi. Beh, te sei venuta qui per intervistare Ettore Pancaldi. Ma certamente. Fino qui? C'è. Ebbene Bosso. Sì. Ebbene c'è. Sì. Oh. Ettore Pancaldi, un personaggio che appunto è stato richiesto, ecco, dalle principali giornalistiche nazionali e internazionali, sebbene dal suo punto di vista è molto schivo, ma davanti al notiziario Bulgnais non si è mai tirato indietro. Un schivo, che in bolognese vuol dire schifo. Schifo, ecco, diciamo. Insomma, Ettore, è da una vita che conduci questo notiziario. Beh, ma non esageriamo, sono ancora nel verde degli anni. Mica per quello, però voglio dire, insomma, sul campo da sempre. No, da sempre no. Ma Rossella, ti do un dato fondamentale. Aggiornatemi. Oltre tre lustri. Ah beh, mica poco, insomma. Oddio, Aldo, come scarpoli dei. Indifficile. Mo Dio! I telespettatori, insomma, si faranno due campi. Sei colto, Aldo, sei colto. Sei un uomo colto. Ettore, un aggettivo per descrivere questa tua esperienza. Quale? Al notiziario Bulgnais. Ah, direi ormai insostituibile. Insostituibile, interessante. Assan belle abitué. Prima con Romano Danielli, poi con Aldo Iani. Finiamo i 16 anni circa. E quindi a Sambel Abitué. Oh, ci è invecchiato dentro. Ma forse. No, ma non si dice. San per me che morire da zube. No? Cinema? Beh, sì, cinema qualcosina, sì. Ma sicuramente teatro, la tua vera quello passione. Sicuramente, no, ma infatti è tutto. C'è qualcosa in cantiere? C'è qualcosa in cantiere. Ad aprile, metà aprile, gli Alemanni, una commedia con la regia di Gianluigi Pavani. Le dura che fatica lavorare in banca, dove ci sarò anch'io, e poi tanti altri progetti che si stanno ancora. E il 22 aprile invece ritorno con Lorenzo Bonaiuti in via Saragozza 107 per l'appuntamento di Case Chiuse, teatro d'appartamento, dove ripresenteremo Disintegrati di e con la regia di Mauro Marchese. Però insomma ce n'è da vedere, eh? E per questo futuro invece del notiziario di Bulgnais che cosa prevedi? Ma che cos'è il futuro? Non lo sappiamo, quindi non ce ne curiamo neanche. Ma non ce ne curiamo, no, potrebbe anche non esserci, quindi insomma chi vivrà vedrà a sto punto. Aldo, no, che è molto più saggio di me, lo sa, e lui quando si parla di domani si tocca sempre. Però fortunatamente, no, Aldo nega, io... Aldo, sotto le mani, eh? Testimoniare che le mani erano qui, insomma, sul desk, per cui allora, è tutto regolare. Basta molto. Bene, io con le curiosità avrei... Finito. Non sei molto curiosa, cioè, voglio dire... No, perché Tenibrisa è curiosa, non sei curiosa di sapere... Ma non sai mai quanto non in profondità gli hai fatto, capito? Non gli hai fatto delle domande di tipo un pochino più personali? Ma sai, questi attori sono tutti così schivi. Tutte quelle cose che vanno poi a finire nel gossip nazionale,
tutte quelle veline. Che veline. Ormai ho un'età che sono più velone che veline. Ma pure per le velone, voglio dire, c'è un certo mercato. Nuetter, avremo dei documenti da poter far vedere. Delle scene di nudo. Abbiamo Ettore la Clapina, ci sono dei documenti, ragazzi. È vero. Ragazzù, vabbè. È vero, ci siamo lanciati anche in un tango molto sensuale. Rossella. Sesso, sesso. Io spero che quest'altra volta, insomma, intervisti anche me, perché insomma, me chi sa. Vedremo. Non è che poi la gente... La Calderina. Alle brise, perché il nostro pubblico si immagina che la vagna in via con queste interviste tra di io noi. Io adesso vorrei... Sembriamo quelle feste degli anni 50 organizzate da ragazzi squattrinati che leggevano la Miss, e la Miss era l'amica, la sorella, Ettore, la cugina, che i tuoi regali. Bisogna che ti stacchi, perché vorrei parlare in televisione, non... vorrei parlare di Rossella. Ma in televisione non ci si sovrappone, lo dovresti sapere. Non mi sovrappongo. No. Anzi, alcune trasmissioni riescono bene proprio per quello, per la sovrapposizione. Volevo parlare di Rossella, perché Rossella, che adesso è qui, che fa finta di fare la reporter della CNN, qualcosa del genere, ha una sua peculiarità. Alla una voz la Madonna, no? In bugnese peculiarità, come si dice? La una voz che io citerei molto di chiudere questa puntata con la sua voce. Però prima cosa deve fare? Prima vorrei chiedere a Rossella due cose. Attenzione. Tu hai studiato musica, ovviamente. Pianoforte. E questa voce da cosa ti viene fuori? Quando è che hai scoperto di avere questa... Forse i primi mal di pancia, ognuno se lamenta come può. Quindi hai cominciato da giovanissima a cantare. Sì, vabbè, quando avevo 6 anni, insomma, i primi coretti, e lì nascono, insomma, le passioni. E adesso continui? Continuo a cantare, insomma. E vorresti cantare ancora di più? Ma magari, sei vicino di casa. Ecco, allora, noi dal Nutifieri Bugnais... ci facciamo promotori di Rossella. Come si dice in bolognese promotori? Promotori. E sicuri? Sicuri, perché sennò vengono fuori i motori. Oh, siamo sicuri, eccetera. Sicuri, promotori. Promotori di Rossella, e tutti i manager debbono fare capo a noi. Noi la lanciamo nel firmamento della musica nazionale e internazionale. Adesso, se dalla regia fanno sentire Rossella, ci fanno un grande piacere. Ettore, a salutare tutti quanti adesso, a Sardrasta e Trastmen. Stelle, che noi tra tornare, implacabile, ma tornare. Sa tornare.